Salve a tutti, noi siamo qui per dimostrarvi come le persone non vedenti possono tirare con l'arco, possono praticare questo sport i non vedenti utilizzando un mirino tattile, quindi è un mirino che deve essere a contatto con la mano, che sia però un contatto, non un appoggio, in quanto il peso dell'arco deve essere sostenuto solo dalla mano della persona. Vedremo quindi Luciano, che è la persona non vedente che ci farà questa dimostrazione. Lo vedremo quindi posizionare la freccia sulla corda, si metterà poi nella giusta posizione con il corpo e prenderà per questo anche come riferimento un indicatore a terra che gli fa capire come deve posizionare i piedi. Dopodiché prenderà contatto con il mirino e scoccherà le frecce. È stato poi realizzato anche un percorso tattile da Silvio, il suo istruttore, che permetterà a Luciano di raggiungere il pallone e controllare il punteggio tramite dei segnalatori rilievo posti sul bersaglio. Iniziamo e vi lascio alla loro dimostrazione. Ciao Luciano, Ciao buona Silvio. giornata, continuiamo il nostro allenamento. Momento Luciano sta posizionandosi. In questo momento Luciano si sta posizionando sul contatto dei piedi, è una sorta di sbarra in legno su cui posiziona nella giusta posizione i piedi e le gambe. Naturalmente posiziona anche il corpo, Vai in cocco. in questo momento incocca la freccia. Dopo aver incoccato la freccia, avvia la mano dell'arco e l'arco stesso al mirino, il mirino tattile di cui parlavamo prima. Quando ha assunto la giusta posizione sia della mano dell'arco che della mano della corda, scocca la freccia ed il tiro effettivo è eseguito. Stocchiamo una volée di tre frecce. Che appoggiamo l'arco sul percorso che abbiamo creato e ci avviamo verso il bersaglio a verificare il risultato. Per la verifica del risultato, Luciano si avvale di una sorta di ragnatela di fili che riproduce un po' un sistema di lettura braille. Quei fili hanno dei nodi, ogni nodo corrisponde a un punteggio e Luciano può definire dove è andata a posizionarsi la freccia, che punteggio ha ottenuto. Questo è fatto, sia il percorso, sia la ragnatelina sulla visuale. E fatte per poter rendere autonomo il lavoro che fa Luciano, i suoi allenamenti, Due, sette, un, sei. e poterlo fare anche senza la presenza di un istruttore. Basta che ci sia un accompagnatore per motivi di sicurezza, poiché comunque utilizziamo un'arma. Luciano è ritornato alla postazione di tiro, raccoglie l'arco, si riposiziona sulla base per i piedi, riposiziona il corpo e comincia un'altra volée.